Continuiamo con l'esempio del video precedente, in cui questo punto faceva un giro completo in 8 secondi, che si chiama periodo. Per definizione, il reciproco del periodo 1 su t si chiama frequenza, e in questo esempio particolare vale 1 diviso 8 secondi, cioè 0,125 Hz. Hz è l'unità di misura secondi alla meno 1, cioè 1 fratto secondi. Il significato fisico intuitivo della frequenza è che ci dice quanti giri al secondo fa il nostro disco. In questo caso fa un ottavo di giro al secondo, che è anche logico, perché se impiega 8 secondi a fare un giro, in un secondo farà soltanto un ottavo di giro. Il numero di giri al secondo si chiamano Hz. Si chiama Hz. Qui riporto un esempio diverso. Immaginiamo un disco che compie un giro completo in 0,10 secondi, un decimo di secondo. Il reciproco di questo valore, cioè la frequenza 1 diviso t, fa 10 Hz, che significa 10 giri al secondo. E infatti è logico, perché se un giro dura un decimo di secondo, in un secondo ne farà 10. L'unità di misura giri, come anche radianti, è una unità di misura finta, cioè fittizia. Infatti si può mettere e togliere. Infatti, quando noi facciamo il reciproco del periodo 1 su t, l'unità di misura viene 1 fratto secondi, cioè secondi alla meno 1. Giri non c'è. Hertz vuol dire 1 diviso secondi. Però giri si aggiunge per comodità, perché il risultato 10 al secondo si interpreta meglio come 10 giri al secondo.